Il Gran Premio del Brasile per me è molto traffico, meteo strano e delle belle donne. Interlagos, 4,3 km, 71 giri, senso antiorario, in totale 306 km. 4 veloci rettilinei, 2 curve lente, 3 punti ideali per il sorpasso, velocità massima 314 km/h. Iniziamo il giro qua in Brasile nel simulatore della Red Bull. Freniamo molto molto duramente per la prima curva, off camber, la Senna S, molto importante fare molto bene la seconda parte di questa curva. Poi acceleriamo sul lunga curva a sinistra. Freniamo duramente di nuovo per una curva a sinistra alla fine del rettilineo di ritorno e poi abbiamo un'altra veloce curva a sinistra che si percorre in pieno ma molto impegnativa nelle condizioni da bagnato. Arriviamo a una parte molto emozionante della pista, a tutti i piloti piace questa doppia curva a destra, molto molto veloce, poi arriviamo in cima e vediamo l'apice che non si vede finché non si arriva in questa stretta curva a destra, poi una lenta sinistra che ancora è molto in discesa e si accelera di nuovo in salita. Molto importante uscire bene, abbiamo questa curva a destra estremamente stretta, molto importante avere un buon ritmo qui. Arriviamo a questa importante curva della pista, in salita, ritorniamo verso i box, tutta la strada fino in salita, con gli spettatori sulla parte destra che festeggiano sempre per i piloti brasiliani e finiamo il giro, un giro lento ma molto impegnativo qui in Brasile.